Il pizzo anche sui parcheggiatori abusivi. Ad Agrigento non solo commercianti e imprenditori, ma anche chi sbarca il lunario con l'obolo degli automobilisti si piega alla legge del racket. Dopo aver pagato per mesi, un parcheggiatore abusivo ha denunciato i suoi estortori, che la scorsa notte sono stati arrestati dai carabinieri. Se vuoi lavorare in questa zona devi darmi una percentuale, gli dicevano. L'inchiesta è stata avviata nel giugno del 2010. Quattro arrestati della banda, appartenenti, secondo gli inquirenti, alla famiglia mafiosa di Villa Seta, avrebbero preteso il denaro per sostenere gli amici detenuti. Poi, se i posteggiatori non pagavano, arrivavano le minacce. La riscossione del pizzo avveniva direttamente nei piazzali dei parcheggi di San Leone, della Valle dei Templi e di Piano San Gregorio. Tra gli arrestati anche Guido e Nicolo Vasile, rispettivamente padre e figlio, che la scorsa estate hanno preso parte ad una lite durante la quale al titolare di uno stabilimento balneare di San Leone venne strappato con un morso il lobo di un orecchio. I quattro arresti confermano che dietro ai parcheggiatori abusivi esiste un vero e proprio racket e un'organizzazione che alimenta e sfrutta questa attività.